Ottimo tempismo, Travis. Connor vuole conoscerti. Chi sono gli altri? Amici, mettila in moto. Potrei aspettare finché non salgono a bordo. Se avvio il motore, potrebbe esserci un sobbalzo. Non essere così fifone. Una barca come questa fa rifusa. Magnifica imbarcazione. Finalmente. Che cosa è successo? Ha sbattuto la testa. Non potevi pulirla? Gesù, ragazzi, dai. Lui è quello che ha fatto partire la barca. Travis, tu e Alicia venite con noi. E la mia famiglia? Ci servite solo voi due. Che cosa stai dicendo? Oi, che cosa vuoi fare? Aspetta, no, Travis. Gli procurerete una barca, vero? Sì, li porteranno a riva. Mi sembra giusto. Travis! È tutto a posto, Maddy, la riporterò. Papà, papà, per favore, no. Papà! Ma con Maddy, Chris! Papà! Connor non si è molto adattato a questo mondo. Ha doti di leader. Ci tiene tutti uniti. Ha un gran cuore, una mente forte. E uno stomaco debole. Metteteci sulla lancia. Andremo a riva. Prendetevi pure la Abigail. La cosa è che la lancia è abbinata allo yacht, no? Nuoteremo fino a riva. Lasciateci andare. E se poi rivolete la barca? Non mi piacerebbe. Shh. Come, scusa? Sta arrivando qualcuno. Ehi, c'è gente a bordo, amico. Hanno delle armi. C'è altra gente sulla barca. Vieni, prendi il timone. Fammi controllare. La rossa è una dei vostri? No, quelli armati non sono dai nostri. Connor è tornato? Un gommone. Sembrano in due. Dannazione. È un amico, mi ha aiutato. Strand mi ha mandato a prendere Luis, va bene? Ci aiuterà a entrare in Messico. Dovevo portare Strand in Messico. Se n'è andato quando loro sono saliti a bordo. Hanno cercato di prendere la barca. Victor è fuggito. Hanno sparato alla sua zattera. È affondato. Devo rincorrere Travis. Devo trovare Alicia. Non attraverseremo il confine senza di lui. Non abbiamo bisogno di Strand. Beh, nemmeno lui di voi. Però eccovi qui. Senza Strand non entriamo in Messico.